Per la festa di San Gennaro, quando folla per la via, con Zazà, compagna mia. Musica, balli, spettacoli e musei aperti fino a sera. Torna a Napoli la storica festa di San Gennaro, manifestazione che intende celebrare il santo patrono con una 3 giorni di eventi che inizieranno giovedì 19 settembre. Da domani il busto in bronzo del santo, realizzato dall'artista Lello Esposito e alto oltre 4 metri, sarà posizionato sul sagrato del Duomo. Poi il via alla festa, dopo l'atteso miracolo della liquefazione del sangue. Giovedì sera la banda musicale della NATO sfilerà in via Duomo per sancire un gemellaggio virtuale con la ricorrenza americana. Era un po' singolare che la comunità italiana di New York festeggiasse San Gennaro e noi qui a Napoli avessimo abbandonato questa occasione, questa tradizione, questo fattore di identità. Ovviamente noi innanzitutto privilegiamo il rispetto e l'aspetto della religiosità. Ma la festa di San Gennaro ha ovviamente risvolti culturali, civili, di identità cittadina. Per questo riteniamo che sia un'importante occasione nella quale tutta la nostra comunità può ritrovarsi unita. Si è lavorato affinché si potesse restituire a Napoli una grande festa patronale, degna di una città importante come Napoli e degna di un santo patrono molto importante e venerato in tutto il mondo, quale è San Gennaro. Quindi si è puntato su un discorso innanzitutto di qualità, una festa che sia diciamo, un grande momento di intrattenimento e di spettacolo per la popolazione napoletana e per i turisti. Tra sacro e profano, i festeggiamenti di San Gennaro si estenderanno anche nelle zone adiacenti via Duomo. Da via Foria alla Galleria Principe di Napoli si potranno acquistare i prodotti tipici della tradizione, ma anche assistere a sfilate di moda, spettacoli di tango ed incontrare funamboli e trampolieri. Voluta fortemente dai commercianti di via Duomo, la manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale Yesh Sole sotto la direzione artistica di Gianni Simioli e si avvale del sostegno degli assessorati alla cultura e al lavoro del comune. Una mano ci ha dato anche l'arcidiocesi di Napoli, ma soprattutto la gente di questo quartiere, ma di tutta la città che aspetta 3 giorni, che saranno di festa, di musica, di canzoni anche, perché non dimentichiamo mai che fu proprio in questa festa che si fumarono a Zazà, e quindi come insomma ignorare anche la parte musicale esclusivamente napoletana, con degli ospiti secondo me molto amati dal pubblico, da Sal Da Vinci a Toni Tammaro e a Maria Mazza, la bella donna napoletana mediterranea, Liliana De Curtis, alla quale consegneremo il premio, anche perché c'è un film che ha fatto il giro del mondo che si chiama Operazione San Gennaro e che è nel cuore di mezzo mondo. Vedremo una via Duomo aperta con tutti i migliori negozi pronti ad accogliere visitatori e clienti, una zona dedicata in modo specifico agli ambulanti, in grado di garantire a loro afflusso delle persone, nello stesso tempo un trattamento ad hoc per poter vendere i loro prodotti. Insomma, abbiamo lavorato per organizzare al meglio questa ripresa, ci voleva dopo tanti anni di una tradizione importante per la città di Napoli, quale il ritorno della festa di San Gennaro. Per la festa del santo, da giovedì e fino a sabato, sono in calendario anche aperture straordinarie dei musei di via Duomo e dintorni dalle 18 fino alle 22.